L'antico borgo medievale di Ripalta anche quest'anno sarà in festa per la sagra paesana che ha riportato in vita un'antica tradizione. La giovane associazione Amici di Ripalta, che promuove questo evento, è in pieno fermento perché il prossimo fine settimana saranno 3 giorni di impegno per tutti i componenti. Quando noi già l'atmosfera, siamo qua in campagna, già è un'atmosfera libera, pulita, quindi tanta allegria, e questi sono i due sintomi per fare una buona festa. Ma quest'anno veramente il bello è stato questo evento di oggi, che è un evento che la Madonna di Campofiori è tornata al suo luogo di origine, un evento tanto atteso che per noi è una cosa importantissima. Abbiamo lavorato tanto assieme al parroco, assieme alla diocesi per riportare la Madonna, e quindi è stata una cosa veramente stupenda. Quindi siamo molto contenti di questo evento, perché da piccolino io non l'avevo mai vista da quando sono piccolo, quindi l'abbiamo riportata a Ripalta. È un grande onore per la nostra associazione, Ripalta e i suoi amici. Ecco, poi avete anche fatto una joint venture, diciamo così, con la Proloco di Fano, che vi dà una mano, un supporto, però voi camminate con le vostre gambe, avete creato anche un tessuto di sponsor, di amici, quindi comunque siete sicuramente molto presenti nel territorio che abitate e che sponsorizzate. Certo, noi siamo una realtà che è nata sei anni fa, la sesta edizione. La nostra associazione ne ha 4-5 anni di associazione, però siamo un bel gruppo, veramente un bel gruppo di gente che abitava a Ripalta. Chi abita a Ripalta, ci ritroviamo per fare questo evento che per noi è come per andare in ferie, ma è dura, perché comunque sia bisogna lavorare, perché non è che fare le 1, le 2, le 3 di notte qua. Però è un orgoglio, perché il nostro scopo è quello di fare le cose per il proprio territorio, per il nostro piccolo paesino. Quindi quello che ci spinge è stare insieme e fare le cose per il territorio. Non è semplice, perché non è semplice, quanto il gruppo è numeroso, non è semplice, però siamo contenti così. Abbiamo dal bambino, come dico sempre, alla gente grande. Quindi stiamo preparando il nostro evento Borgo in Festa per 3 giorni di allegria, Lino. Ripalta è una piccola frazione di 57 anime del comune più famoso di Cartoceto, conosciuto in tutto il mondo per l'olio DOP, ma non priva di perle e tesori, che la festa dà l'occasione di scoprire piacevolmente. Ma direi questo, una festa simbolo ed emblema di quelle che sono le tradizioni popolari, però oltre quello che c'è di tradizione, oltre quello che c'è a livello di divertimento, di amicizia, di spirito e di allegria, l'ambizione dell'amministrazione comunale, che tra l'altro avevamo anticipato lo scorso anno in conferenza stampa e questa sera siamo qua a ribadirlo, è quello di far diventare questo piccolo borgo, questo antico borgo di Ripalta, parte integrante di quelle che sono le potenzialità di valorizzazione turistica e di promozione del territorio dell'intero comune di Cartoceto. Io credo che ci stiamo riuscendo alla grande, con soprattutto l'importantissimo sostegno e l'importantissimo impegno e dedizione che l'associazione Ripalta e i suoi amici sta portando avanti a favore di questo meraviglioso borgo. Questa sera si è compiuto un ulteriore passo in avanti in questo senso, perché oltre quello che è lo spirito di amicizia di cui parlavo prima, oltre quello che è il carattere di tradizione popolare che anima il Borgo in Festa nelle 3 giornate, sicuramente anche un pezzo di storia e un pezzo di arte importante come quello della Madonna di Campofiori, ricordiamo datata 1098, è, come dicevo, un altro passo in avanti per dare un'identità anche storica, artistica e culturale a questo meraviglioso borgo. Da consigliere regionale ho sempre cercato di fargli avere il patrocinio del consiglio regionale, e anche quest'anno, oltre al patrocinio, anche un contributo. Credo che sia un valore importante quello che un borgo si tenga così unito, riesca a fare non solo l'attività enogastronomica, che è veramente di alto livello, perché ci sono qua nel territorio di Ripalta 3 grandi cantine, e quindi è una tradizione culinaria e ovviamente vitivinicola incredibile, ma anche un evento culturale di devozione cattolica, che è quella della Madonna, che quest'anno in modo particolare è stata riportata qua. E devo dire che da come è stata partecipata la richiesta e anche in qualche modo il cammino che hanno portato fisicamente qua la Madonna, devo dire che questo borgo è veramente molto, molto forte, molto unito. C'è un grande volontariato, e questa è l'esempio di come certe tradizioni vanno coltivate e mantenute, perché oltre ad essere popolari hanno un legame culturale. Questa statua è del 1000, e quindi è dal 1000 che c'è una tradizione e una devozione verso questa statua.
Cartoceto, e credo che sia una vera conquista per Cartoceto e per Ripalta quella di questa sera. La provincia di Pesaro e Urbino non è seconda a nessuna nel panorama nazionale in termini di ricchezze culturali, storiche e di eccellenze territoriali dell'enogastronomia. Sono venuto volentieri a Ripalta a portare il saluto del Consiglio regionale perché lo ritengo un dovere, prima di tutto per rispetto ai tanti volontari che lavorano e che sono in grado di tenere in piedi queste belle iniziative, queste belle manifestazioni che sono una ricchezza, sono un patrimonio non solo della nostra provincia, come dicevi tu prima, quando ho ricoperto il ruolo di assessore provinciale, ma direi di tutta la regione, perché tutta la regione è ricca di questi eventi. Sono eventi culturali, perché arricchiscono dal punto di vista culturale. In questa occasione qui a Ripalta il rientro della Madonna di Campo dei Fiori alla chiesa di Ripalta è ovviamente un evento culturale, ma un evento importante anche dal punto di vista religioso, tanto apprezzato, tanto abbiamo visto quanta gente, quanta popolazione ha partecipato all'evento, perché viene ritenuto un'occasione importante, molto sentita dalla popolazione di Ripalta. E le altre due cose importanti sono l'importanza dal punto di vista turistico, perché questi eventi sono sempre un'occasione per scoprire non solo la gastronomia, non solo la cucina, non solo gli ottimi prodotti che vengono messi in tavola, ma sono un'occasione per scoprire i centri storici, questa bellezza, questo entroterra meraviglioso, e poi sono un'occasione, dicevo, di valorizzazione dei prodotti dell'enogastronomia, prodotti enogastronomici. Sono questi prodotti una occasione importante di valorizzazione del territorio. I prodotti, non dimentichiamolo mai, lo sottolineo sempre, che nella Regione Marche abbiamo 4 denominazioni di origine protetta, 3 sono della nostra provincia, una proprio qui a Cartoceto, l'olio Cartoceto, quindi sono occasioni di ricchezza. E naturalmente lo sponsor ufficiale della manifestazione non poteva che essere un produttore locale di grande valore, come l'azienda agricola Lucarelli, che si trova a pochi passi dal borgo e che farà degustare i suoi vini a tutti. Per noi è veramente un piacere fare da supporto a questi ragazzi che veramente fanno rivivere durante questa settimana il borgo in maniera veramente bella. Noi siamo qua anche se siamo, diciamo, molto indaffarati, perché siamo in pre-vendemmia, quindi il lavoro anche in azienda c'è tanto, e speriamo, d'altronde, come già è ben avviata, di avere una bella annata, come si prospetta, però magari facciamo le corna, perché non si sa mai, no? Con la natura cosa succede. Abbiamo anche molto bisogno, perché veniamo, come tutti sappiamo, da un'annata 2014 molto ma molto difficile. E alcuni vini non si sono fatti, selezioni, riserve, perché è stata veramente un'annata brutta da dimenticare. Quindi quest'anno, a maggior ragione, siamo veramente tutti tesi e in aspettativa di questa stagione che si prospetta, dai, per adesso veramente veramente bella. Noi abbiamo, diciamo, comunque sempre il massimo di riguardo e di impegno per i due vitigni storici qui, Bianchello e Sangiovese, e da quest'anno abbiamo proposto un blend, un IGT Marche Bianco di due vitigni, due grandi vitigni internazionali, che sono Sauvignon e Chardonnay. La seconda novità in assoluta è il verdicchio. Il verdicchio è inusuale, siamo fuori territorio di produzione, però il verdicchio sappiamo tutti che è uno dei più grandi vitigni a livello mondiale, bianchi. E ci tenevamo ad averlo nella nostra gamma. Abbiamo un vigneto in affitto ad Apiro, una bella zona, diciamo, a cavallo tra Jesi e Matelica. E da lì facciamo quest'anno abbiamo fatto 10.000 bottiglie, soprattutto per il mercato americano che ce l'ha richiesto, quindi dai, una gamma un pochino più ampia. Quindi l'appuntamento è per il 7, l'8 e il 9 agosto a Ripalta, con tanti eventi che vi aspettano nell'area parrocchiale della chiesa di San Biagio. Ma gli avvenimenti, abbiamo 3 serate, partiamo dal venerdì sera, che è la serata giovane, quindi la serata un po' più per i giovani. Abbiamo gli Aironi Bianchi in concerto, che è una tribù dei nomadi, abbiamo Antonio Locascio Show, e poi a seguire i DJ, quindi una serata, diciamo, bella giovane, quindi che si va sempre bene. Poi il sabato invece è la serata tipica, abbiamo la cena tipica del borgo, che si parte, una cena su prenotazione, che si parte dall'antipasto fino al caffè
quindi una cena tutta servita con mille foglie, che sarebbero le lasagne, le nostre mille foglie del borgo, il coniglio in porchetta, quest'anno l'aggiunta del polletto, anche il polletto abbiamo. Quindi una cena veramente tutta da gustare, insieme a tanta allegria e buon ballare. Abbiamo una grande orchestra di Simona 40 quest'anno, e si ballerà fino a tardi, si mangia e si balla fino a tardi. La domenica invece abbiamo, dal pomeriggio si parte con il dottor Pumba, la sua pumbatente, quindi si impara a guidare gli asinelli, si guidano gli asinelli e poi si avrà una patente per i più piccoli. Poi abbiamo l'associazione ISD Time, Dog Time, che ci fa imparare a conoscere i nostri animali, quindi sono i benvenuti tutti gli animali, cani a quattro zampe, per fare delle dimostrazioni. Le sbiruline come animazione per i bambini il sabato e la domenica, e tutte e tre le sere la mostra fotografica. La mostra fotografica di Ripalto, com'era e come eravamo, curata dal dottor Stefano Cortiglioni e da Stefano Ceramicoli. Quindi tre giorni di allegria e spensieratezza. Un saluto veramente e un ringraziamento importante al nostro sponsor ufficiale Roberto Lucarelli, che è il fiore all'occhiello della nostra Ripalta, e anche le altre due aziende che abbiamo qui presenti sul territorio di Ripalta, che è Beltrame Vittorio, con i suoi formaggi, il suo olio fantastico, e la fattoria didattica di Brunetti Silvano, che è il quale ringraziamo tanto. Quindi vi aspettiamo tutti a Ripalta per tanta allegria, tutti quanti. Lavoriamo già da un mese, e tutte le sere fino a tardi, e è molto molto impegnativo. Però visto il successo degli altri anni, alla fine c'è tanta tanta soddisfazione, questo sì. E ci divertiamo, eh? C'è anche da dire questo, oltre al lavoro c'è anche il divertimento, sì. Ecco, bisogna dire che se non c'è il divertimento, c'è anche poco gusto. Esatto, esatto. Infatti siamo un gruppo molto, molto uniti, molto bravi, ognuno il suo tempo lo dedica tutto qui. Com'è quella di quest'anno come edizione? Una bella edizione? Sì, ci sono stati dei cambiamenti oltre al direttivo con delle nuove entrate, anche a livello di eventi. E abbiamo infatti quest'anno la domenica, oltre al dottor Pumba, anche la Dog Time SD, che è un'associazione cinofila. E quindi invitiamo a tutti a portare i vostri amici a quattro zampe, perché ci daranno delle spiegazioni, delle informazioni, approccio bambino-cane, delle prove d'addestramento, e inoltre ci sarà anche una sfilata con la premiazione del cane più simpatico. Insomma, cioè, ce n'è di tutto e di più, buon cibo, allegria e un bel clima, il clima lo fate musica. Voi. E buona musica. E buona musica. Vi aspettiamo tutti 7, 8 e 9 agosto. Allora, come vedete, ci siamo accrocchiati, siamo sul finale di questa presentazione della Ripalta, che sarà sicuramente una festa memorabile. Allora, qui abbiamo anche un parterre importante, Mirko. Bene, vi aspettiamo tutti il 7, l'8 e il 9 agosto al Borgo in festa. Vai. Allora, sindaco, ci dobbiamo essere. Ci dovete essere, dobbiamo essere tutti il 7, l'8 e il 9 a Ripalta per questa meravigliosa festa di tradizioni popolari, di musica, di allegria e di amicizie. Allora, anche il parroco ci abbiamo, pensate, parroco, lei è colui che ospita questa brigata di scatenati. Sono anch'io socio dell'associazione Ripalte Suoi Amici, sono la tessera numero uno. Tessera numero uno. Comunque il messaggio più grande di questa festa è che insieme, quando si collabora, l'amministrazione comunale, la parrocchia, tante persone di buona volontà, si fanno cose grandi e belle. Ecco, cose grandi e belle, ci manca il farmacista, le forze dell'ordine, e poi c'eravamo tutti. Ci sono, ma non sono volute venire. Allora, un mega invito e viva il Borgo in festa!